Il film inizia in un mondo in cui l'acqua ha sommerso tutti i continenti a causa dello scioglimento dei ghiacci polari, costringendo gli esseri umani ad adattarsi al loro nuovo ambiente. Ora vivono in comunità aspre e galleggianti, conosciute come atolli, nutrendosi di frutti di mare e vivendo di scambi. Piante, terra e terreno costano più dell'oro, e le persone usano la loro urina per la coltivazione per mancanza di acqua dolce. Anche se il mondo si è trasformato in un infinito oceano gigante, molti credono che esistano terre aride da qualche parte. Diversi gruppi di persone stanno cercando per il suddetto luogo magico nella speranza di vivere una vita migliore, ma nessuno ha ancora avuto successo. Ci viene presentato un uomo di nome Mariner, che vive in una barca sgangherata che appare essere fatta di rottami. Viene visto urinare in un piccolo vaso e poi versare la sua urina in una macchina che la converte in acqua potabile. Nella barca ha piantato un albero di lime, merce rara nel mondo senza terra. Mariner pesca e raccoglie i rifiuti riutilizzabili dall'oceano per la sua sopravvivenza. Un pomeriggio, dopo un tuffo, nota un'altra barca che gli si avvicina. L'uomo sull'altra barca racconta a Mariner di un atollo, dove ha ottenuto vari rifornimenti. Vuole scambiarli, ma quando Mariner scopre che l'uomo non vuole nulla in cambio, inizia a dubitare di lui. Presto si rende conto che l'uomo ha rubato tutti i suoi lime. Contemporaneamente, un gruppo di fumatori arriva nei loro jet ski e inizia ad attaccarli. Nonostante il fatto che la barca di Mariner è fatta di rottami, è veloce e lui è in grado di scappare, mentre l'altro uomo viene catturato dai fumatori. In seguito, Mariner arriva all'atollo, una città galleggiante circondata da alte mura di metallo. Al cancello, dice che è lì per scambiare i suoi averi. Entrando all'interno, rivela di avere della vera terra da barattare, che è estremamente rara. Vedendo questo, l'agente dell'atollo gli dà 124 pedine in cambio di un barattolo di terra. Usa quindi le stesse pedine per acquistare una pianta di pomodoro e altri rifornimenti da una donna di nome Helen. Dopo lo scambio sta tornando alla sua barca, quando una famiglia gli si avvicina e gli chiede di mettere incinta la figlia, ma lui si rifiuta di farlo. Questo li rende sospettosi delle sue intenzioni e ordinano all'agente del posto di fermarlo. Dopo essere stato arrestato, l'agente del posto scopre che Mariner è un mutante con le branchie dietro le sue orecchie e i piedi palmati. Mariner cerca di reagire, ma viene catturato sotto una rete da pesca. Più tardi quella notte, Helen incontra un uomo anziano di nome Gregor e chiede quando potrà partire per la terraferma. Gregor informa che la direzione per la terraferma è tatuata sulla schiena di una bambina di nome Enola, ma non riesce a capire il disegno. Gregor considera quindi di chiedere a Mariner di ciò, che è imprigionato in una gabbia. In seguito, si avvicina a Mariner e chiede informazioni sulla mutazione, ma Mariner sembra essere sprezzante nei suoi confronti. Solo quando Gregor mostra la foto del tatuaggio, l'uomo sembra interessato. In cambio delle informazioni, Mariner vuole che apra la gabbia, ma Gregor non può farlo. Il giorno successivo, l'agente del posto decide di affogare Mariner nella fossa della palude abbassando la gabbia. Ma con sua fortuna, contemporaneamente, un esercito di fumatori guidato da Deacon arriva per attaccare l'atollo. Stanno anche loro cercando la mitica terraferma e vogliono arrivare alla bambina che custodisce il segreto del suo cammino. Subito dopo, i fumatori circondano l'atollo e iniziano a sparare con grandi mitragliatrici uccidendo diversi residenti. Alla fine, i fumatori con i jet ski entrano nell'edificio tramite rampe autocostruite. All'interno, Gregor riempie un pallone e inavvertitamente vola via, abbandonando Helen ed Enola. Nel frattempo, Mariner cerca di liberarsi, ma la sua gabbia crolla, facendola sprofondare gradualmente. Helen se ne accorge e corre in suo aiuto. Lei accetta di assisterlo solo se lui porterà lei ed Enola con lui, cosa che accetta di fare. In seguito, dice a Helen ed Enola di aprire il cancello finché lui avvia la sua barca. Sfortunatamente, il cancello si blocca, quindi Mariner usa il sartiame della nave per volare su, aprire il cancello e tornare alla barca. Enola e Helen salgono sulla barca e si dirigono fuori dall'atollo. Dall'altra parte, i fumatori con le mitragliatrici continuano a sparare in una direzione indeterminata, provocando l'esplosione della barca del loro leader Deacon. Tuttavia, Deacon si tuffa in mare in quel preciso momento, salvandosi la vita. Dopo la battaglia, i fumatori continuano a cercare Enola, dopo aver scoperto che ha il tatuaggio per arrivare alla terraferma. I fumatori legano uno dei locali e chiedono di Enola. Temendo la morte, l'uomo rivela tutto ciò che sa, ma viene comunque ucciso. Mentre salpano, Helen chiede a Mariner se sa come arrivare sulla terraferma, a cui risponde affermativamente. Tuttavia, le consiglia di lanciare via Enola prima di andarci perché hanno cibo e acqua limitati. Helen prova a convincerlo a non farlo. Si offre anche a sua volta per salvare la vita della ragazza, ma Mariner la congeda. Dopo un po',
Mariner nota che Enola sta disegnando sulla sua barca, cosa che lo irrita, così la getta in acqua. Ellen va nel panico, sapendo che Enola non sa nuotare, quindi si tuffa per salvarla. Mariner sembra abbandonare le due in acqua, ma poi torna a prenderle. Non appena salgono sulla barca, i fumatori arrivano su un aereo e iniziano a sparare contro di loro. Mentre Mariner scende a recuperare la sua arma, Ellen si precipita verso il grande fucile e gli spara senza il permesso di Mariner. Di conseguenza, l'aereo è ora legato alla barca dalla fune metallica e comincia a circondarla, aggrovigliandola in una ragnatela. Quando Mariner se ne accorge, si precipita a tagliare la corda per districare la barca, mentre i fumatori fanno lo stesso. Pochi istanti dopo, i fumatori sono in grado di sparare alla corda e volare via, mentre Mariner scivola e atterra sull'acqua. Lui è furioso con Ellen per aver distrutto la barca, quindi taglia i capelli sia a lei che a Enola come punizione. Dall'altra parte, Deacon indovina la loro posizione e schiera i suoi uomini per trovare Enola. Durante la navigazione, si imbattono in un vagabondo che ammette di avere delle carte importanti e si offre di scambiarle in cambio di Ellen. Ellen rifiuta, ma Mariner è d'accordo. Il vagabondo porta Ellen sulla sua barca, mentre Mariner esamina rapidamente il foglio e scopre che è inutile. Si precipita quindi rapidamente nella barca del vagabondo e annulla l'accordo. Questo fa infuriare l'uomo, che decide di pugnalare Mariner. Inizia una rissa e Mariner uccide il vagabondo. Nella scena successiva, Mariner mostra come pesca. Si tuffa in acqua come esca e presto appare un enorme pesce mutato. Usa quindi la sua arma per uccidere il pesce e prepara cibo per tutti. All'inizio Mariner era scortese con loro, ma ora sembra essere gentile con le ragazze mentre inizia a parlare con Enola. Permette a Enola di disegnare con una matita colorata e le insegna pure come nuotare. Ellen sembra preoccupata mentre vede il loro legame rafforzarsi. Dopo un po', si imbattono nell'avamposto del baratto e notano alcuni uomini che li salutano. Mariner è sospettoso, quindi guarda sott'acqua e scopre che i fumatori li stanno aspettando. Immediatamente fa girare la barca per fuggire, ma i fumatori li inseguono. Riescono in qualche modo a evitare gli attacchi dei fumatori e Mariner schiera le vele extra come paracadute permettendo loro di fuggire più velocemente. Dopo che sono al sicuro, Mariner costringe Ellen a dire la verità sul tatuaggio di Enola, così lei rivela che esso è il percorso verso la terraferma. Quando Mariner lo sente, afferma che la terraferma è un mito, ma lei non gli crede. Di conseguenza, decide di fargliela vedere. Mette Ellen all'interno di una grande bolla e la sommerge. Lui può respirare attraverso le branchie, quindi la porta in profondità nell'oceano e le mostra il mondo passato, che è completamente ricoperto d'acqua, cosa che la sconvolge. Nel frattempo, Enola li sta aspettando in barca, quando nota qualcosa nell'acqua e si nasconde velocemente. Quando Mariner ed Ellen nuotano in superficie, scoprono che sono stati catturati dai fumatori. Deacon li costringe a parlargli di Enola, ma rimangono entrambi zitti. Deacon poi spara in aria, fingendo di ucciderli. Di conseguenza, Enola esce preoccupata, ma viene rapidamente catturata dai fumatori. Deacon ordina ai suoi uomini di uccidere Mariner ed Ellen, ma i due scappano tuffandosi in acqua. Sott'acqua, Mariner usa le sue branchie per aiutare Ellen a respirare, finché i fumatori non se ne vanno. Dopo qualche tempo, tornano in superficie e scoprono che la loro barca è stata distrutta. Dall'altra parte, Deacon finge di essere gentile con Enola e le chiede del tatuaggio dietro la schiena, ma la bambina rimane in silenzio. Le offre poi delle matite colorate e prova a interrogarla di nuovo, ma lei non dice niente. Di nuovo alla barca distrutta, Mariner ed Ellen sono senza speranza. Ellen chiede perché non l'ha accettata quando si è offerta, a cui lui risponde che allora non le piaceva. La risposta le tocca il cuore, e lei lo bacia prima che i due facciano l'amore sulla barca. Il giorno seguente, Mariner tenta di riparare la barca, ma trovano Gregor sulla sua mongolfiera. Gregor li porta quindi sulla barca dove stanno i sopravvissuti dell'atollo. Di notte, parlano di andare alla ricerca della terraferma, ma la gente non è pronta a cercare Enola perché è pericoloso affrontare i fumatori. Mariner decide quindi di andare da solo alla ricerca della piccola ragazza. Dopo un po', arriva alla nave dei fumatori e vi entra, uccidendo uno dopo l'altro i nemici. Nel frattempo, Deacon raduna i fumatori e mente loro, sostenendo di aver scoperto la via per la terraferma. Ordina a tutti di iniziare a remare, spingendo così la nave in avanti. Mentre gli uomini iniziano a remare, Mariner si avvicina a Deacon da solo e chiede di liberare Enola. Quando Deacon rifiuta, Mariner minaccia di far cadere una fiamma nella riserva di petrolio, causando così l'intera esplosione della nave. Deacon non crede che agirà in modo irrazionale, ma Mariner abbassa la fiamma, provocando una massiccia esplosione.
Deacon fugge quindi con la bambina prima che Mariner raggiunga la cima del ponte, dove lo nota sull'aereo. Spara immediatamente verso la recinzione della nave con una pistola subacquea e scivola verso il basso. In seguito, attacca la fune metallica all'aereo, facendolo schiantare prima di decollare. Fortunatamente, Enola è illesa e i due si abbracciano. Tuttavia, la nave inizia a rompersi, lasciandoli senza via di fuga. Fortunatamente, Ellen, Gregor e un residente dell'atollo arrivano contemporaneamente sulla mongolfiera. Prima che la nave si rompa, lasciano cadere la corda e recuperano Mariner ed Enola. Tuttavia, Deacon afferra la corda e si arrampica pure lui. Quando Ellen se ne accorge, gli lancia un oggetto pesante ed Enola lo prende a calci, facendolo cadere nell'oceano. Mariner ed Ellen arrivano sulla mongolfiera, ma un insistente Deacon salta su una moto d'acqua e spara verso di loro, facendo cadere Enola in acqua. Deacon ordina ai suoi uomini di catturare la bambina, ma Mariner è pronto a rispondere. Afferra la corda e se la lega intorno alla gamba, prima di saltare dalla mongolfiera. Afferra con successo Enola e balza verso l'alto appena in tempo, provocando la collisione e l'esplosione dei jet ski. Infine, raggiungono la mongolfiera in sicurezza. Questa volta, Gregor riesce a capire il tatuaggio di Enola e si dirige verso la terraferma. Dopo diversi giorni di volo, avvistano un uccello sulla loro mongolfiera. Quando guardano oltre sono sbalorditi nel vedere la Terra per la prima volta nella loro vita. Sono felicissimi di essere finalmente lì e iniziano a esplorare la zona. Pochi istanti dopo, notano una piccola capanna e vi entrano, dove trovano le ossa di una coppia che giacciono insieme. Scoprono anche il disegno della mappa, che è simile a quello sulla schiena di Enola. Si scopre che quella capanna è di proprietà della famiglia della bambina. La sua famiglia sembra averla mandata via nella speranza di portare più persone sulla terraferma. Nel frattempo, Mariner trova la terra scomoda e sente di appartenere al mare. Si avvicina quindi a Enola e la informa che se ne sta andando, il che la rattrista. Le dice che non è nato per la terraferma, ma lei cerca di assicurargli che si adatterà. Tuttavia, non cambia idea e saluta Enola ed Ellen per l'ultima volta prima di partire. Nella scena finale, Ellen ed Enola lo guardano allontanarsi da una scogliera. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!